Allora, buongiorno, facciamo un breve ripasso dell'elettropromatica, va bene? Da cosa è caratterizzata di fatto l'elettropromatica? Sì. Da cosa di fatto è caratterizzata l'elettropromatica? La parola elettropromatica. L'altra volta un po' ho fatto anche la lezione, no? Su cosa si basa l'elettropromatica? Qual è la parte nuova nel circuito che viene di fatto aggiunta? Dell'elettrovalvole, va bene? O meglio, noi abbiamo parlato del circuito di due zone, la parte di comando e la parte di potenza, vero? La parte di comando è quella dove riportata in basso. Fanno parte, diciamo, della valvola, della parte di comando, per esempio, tutte le valvole di start e di stop, tutti fine corsa, dove chiaramente si va a leggere o la posizione dell'attuatore o la volontà dell'operatore, quindi nello start e nello stop, per attivare il ciclo pneumatico. Va bene? Successivamente a questo abbiamo le valvole del circuito che caratterizzano la parte di potenza. La parte di potenza è rappresentata dalle valvole 5-2 o 3-2 a seconda del tipo di attuatore che ho a disposizione, sia a singolo effetto o a doppio effetto. Questa valvola qui noi abbiamo, va bene, la parte bassa è la parte di comando o di controllo, è fatta la valvola di stop e da fine corsa, che attivano opportune valvole di pilotaggio. Poi abbiamo la parte di potenza, che è il 5-2, che riceve l'aria, la porta all'attuatore e sviluppa la conversione di energia di pressione in energia meccanica vera e propria. Ora, la parte di potenza sarà sempre cromatica, che l'abbiamo detto, no? Alternativa è avere una parte di potenza elettrica, motori elettrici, che sarà l'ultimo argomento che facciamo quest'anno, però il fatto di avere una parte di potenza elettrica comporta rischi molto elevati, perché parte di potenza elettrica, voi sapete, la potenza è V, no, V per I, diciamo, volte per ampere. Siccome il voltaggio più o meno è o 220 o 380, per avere una certa potenza ho bisogno di lavorare sulla corrente, devo far passare più corrente. Passare più corrente vuol dire più pericolo. Quindi, se si vuole, come ti ho detto, evitare il pericolo scintillio, scintille, incendi e quant'altro, si utilizza l'aria. L'aria è certamente molto più sicura, perché ha anche una fuoriuscita d'aria, di per sé non genera grossi problemi. Una cortocircuito, una fuoriuscita di corrente può creare incendio. Quindi la parte di potenza rimane pneumatica. Quindi qua sotto voi avrete sempre l'aria che arriva all'attuatore. Tutto quelle sono le valvole di pilotaggio che aprono e chiudono i circuiti e comandi, possono essere elettrici. Perché possono essere elettrici? Perché si parla di segnali di comando, segnali in bassissima tensione, quindi non pericolosi. Chiaro? Quali sono due componenti principali che noi guardiamo, analizziamo in elettropneumatica? Sono il relè e l'elettrovalvola. Allora, il relè è colui il quale apre e chiude un circuito e fa arrivare la corrente in una direzione o nell'altra, quindi mi sposta la direzione della corrente. L'elettrovalvola è praticamente un qualcosa che attraverso un segnale elettrico mi sposta il cassetto, quindi mi genera una forza meccanica, un'energia meccanica e fa spostare il cassetto, la valvola di pilotaggio. Chiaro? E in base a cosa si attiva? In base a che In impulso? base al tipo di ciclo tu può creare, a più, a meno, b meno, ora lo vediamo, va bene? Quindi se te tu vuoi creare un ciclo a più, b più, a meno, b meno, tu vuoi che la più avvenga
con lo start e quando l'ultimo pistone sia arrivato in posizione 0. Quindi tu metti insieme questi due segnali elettrici, se ti arriva tutti e due insieme, tu apri l'elettrovalvola della 5-2, tu sposti il cassetto, il pistone si sposta a destra. Quando arriva in A+, l'A+ ha un fine corsa elettrico, emette un segnale elettrico, attiva un relè, il relè chiude il circuito dell'elettrovalvola insieme al fine corsa e sposta il cassetto a sinistra e fa fare a quell'altro pistone la corsa e via dicendo. Chiaro? Sì. Quindi concettualmente tu hai relè ed elettrovalvole, questi sono i due elementi principali della dell'elettropromatica, va bene? Che sono in modo particolare l'elettrovalvola, chiaro, che non è altro che questa parte attaccata al cassetto che avete già. Quando voi l'avete fatta a pneumatica pura, lì c'era proprio il piedino che prendeva la spinta meccanica dal pistone e usciva e che vi spostava fisicamente per contatto il cassetto, qui c'avete, oppure che spostando una valvola di pilotaggio faceva passare l'aria, arrivava qui e spingeva, a seconda se era muscolare, pneumatica o meccanica, qui lo spostamento del cassetto ve lo fa fare l'elettrovalvola. Chiaro? Poi abbiamo i relè ora vediamo anche questi cosa sono fatti, i relè sono fatti in modo che arrivando un certo segnale spostino e chiudano un circuito, un anello, e toccando il circuito chiude il circuito e fa passare la corrente e quindi quel segnale arriva. Qui sotto sono riportate fisicamente, questo è un relè. Il relè come è fatto? C'è la forza antagonista. Allora, i relè spesso sono monostabili, quindi hanno una molla, una bobina, contraferro. La bobina, attraverso il passaggio di corrente, induce un campo magnetico. Questo lo vedremo quando si fa manca i motori. Quindi il passaggio di corrente genera un campo magnetico, il traferro assorbe, tra virgolette, questo campo magnetico, viene indotto, si carica magneticamente più o meno, chiaro? Caricandosi magneticamente più o meno, vince la forza, cioè il campo magnetico vince la forza della molla, spinge verso il basso e chiude fisicamente il contatto. E quindi in questo circuito passa la corrente. Una volta che lo chiude passa la corrente. Passa la corrente, va all'elettrovalvola. E l'apre. Aspetta, l'elettrovalvola cosa è fatta? Anche lei è fatta da una bobina, quindi da una spira, da un traferro, arriva la corrente, chiaro? Arrivando la corrente cosa succede? Si carica elettricamente, tira a sé questo piattello e sposta il cassetto, a seconda se è a sinistra o a destra. Tanto è vero, come avete l'elettrovalvola a sinistra e l'elettrovalvola a destra. Quindi se la corrente arriva qui, sposta il cassetto verso di sé. Se arriva la corrente di là, sposta il cassetto dalla parte opposto. Questo è lo strumento con cui si fa l'elettropromatica, relè e elettrovalvole. Allora, i relè dove si trovano? I relè si trovano nel fine corsa, chiaro? E nei pulsanti di start. Io col pulsante di start non faccio altro che di fatto fisicamente spingere questo verso il basso. Chiudo un circuito, mando la corrente all'elettrovalvola. Praticamente il relè è come una molla. È una molla e un campo magnetico. Quando prepari il campo magnetico, vince la molla e l'apre. Quando levi il campo magnetico, la molla ritira indietro il tutto. Siamo a vista, monostabile, va bene? Cosa succede fisicamente in un circuito? Allora, innanzitutto c'è da capire la logica dell'E e dell'OR, ma questa l'abbiamo ampiamente visto, va bene? La logica dell'OR è questa, interruttore in parallelo, quindi o questo, basta chiudere la corrente passa, la lampada si accende, chiaro? Se è sopra è aperto? Sì, perché la corrente passa di sotto, quindi quando è che questa lampadina si accende? Basta uno dei due sia o tutte e due chiusi. La logica dell'END invece è la logica della serie, entrambi END devono essere chiusi, chiaro? Se no la corrente non passa.
Bene, alla luce di questo, vediamo i vari simboli. Questo vuol dire contatto aperto in chiusura, cioè l'impulso lo fa chiudere. Questo è contatto aperto che l'impulzo. E questi però fai che. Cioè... Perché te questa simbologia tu l'usi per fare gli schemi monofilari. Tu devi, quei simboli li sapevi a memoria, devi solamente aprire. Normalmente aperto e normalmente aperto. Beh, sì, questo è normalmente se aperto. Se una figura di genere, sono di sua memoria, o mi fuori un luce? No, tu devi avere memoria. Cioè, lì vedo c'è lo schema davanti e tu cerchi di aprire. Però sono abbastanza intuitivi comunque. Qui si vede l'auretto un passo. Insomma, con contatto di chiusura, con comando appassato. Allora, vediamoli più facili. Questo vuol dire che l'auretto non passa. Quindi qui il relè fa passare corrente, perché lo chiude. Qui il relè leva corrente perché normalmente passa, il relè mi alza questo sbarretta o me la abbassa e quindi me l'apre il circuito. E quindi interrompe. E quindi interrompe. Qui quando arriva il relè leva corrente, ad esempio il tasto d'emergenza sta così. Il tasto d'emergenza è normalmente chiuso, quando piso apri il circuito e leva corrente. La differenza fra questo qui e questo è che qui il comando è manuale, non dalle relè. Qui c'è un relè. E qui c'è la mano fisica e spingi l'interruttore. Sei te che lo chiudi. E quindi stesso discorso, sei te che lo apri. Qui cambia solamente quindi chi è che ti dà. Il contatto di apertura relè non viene quasi mai usato. Quale? Contatto di apertura relè. Questi qua? No, a sinistra. Basta. Questi, no, questi vengono. E quello è l'obiettivo. Il secondo. Questo? Sì. Questo? Viene raramente usato. No, tutto. Ora se lo guardi. Ora sono guardi, guardate il circuito è più facile. Allora, io da attivare questo pistone. Allora, il pistone fa la più quando arriva corrente alla X. Fa il B meno quando arriva corrente alla Y. Questo è un impianto che voglio. PC pulsante apre, PC pulsante chiude. Quindi non ciclico. Singolo, singola fase, non si è fatto questo, si è fatto subito il ciclo, piso, fa un ciclo e si ferma, questo no, piso, apre, piso, chiude. E quando apri va diritto fino a... No, quando apri arriva in fondo e si ferma. E si ferma, poi sì. Per farlo tornare alla posizione... Ripeti il pulsante, c'è un pulsante d'andata e un pulsante di ritorno, due pulsanti. Eccoli qua, questi sono due pulsanti, va bene? A comando manuale. O come dice lui azionamento a pulsante, c'ho un pulsante, piso e chiudo, chiaro? Non agisco direttamente sull'interruttore, piso un pulsante, manda corrente e chiude l'interruttore, chiaro? Perché c'è distanza tra dove c'è l'interruttore e dove piso, non sono in circuito io sono a distanza, piso un pulsante, arriva la corrente a quell'interruttore e se lo chiude, chiaro? Bobina, relè, cosa succede? Quando chiudo eccito il relè, chiaro? Quando chiudo eccito il relè, dove lo metti il relè? Hai comando, cosa succede? Quando eccito il relè S chiude sto contatto. Non ho capito, come fai a... non ho capito nulla. Allora, pulsante, corsa d'andata, chiudi il circuito, sì, passa corrente. Qui c'è più o meno, passa corrente, eccita il relè. Il relè è lì che ti attiva questo perché è collegato all'S1. Questo è un unifilare, va capito, non è che sono collegati. L'unifilare è così. Questo qui attiva S. Sì. S lo ritrovi qui, te lo chiude, perché S1 sarebbe la bobina tua qui. E sarebbe più giusto mettere S. P2. Chiude, cosa fa? Sposta il cassetto a destra, fa la corsa di ritorno. Quando piglio questo pulsante, nel frattempo questo non è più premuto, se no fa un bloccante, attivo T, T è collegato a X, chiude questo e fa la corsa di ritorno. Va bene? Vediamo ora, andando un po' avanti. Basta, però, ci siamo. Giusto.